prima medaglia ai campionati italiani juniores, l'edizione 2015 che è ospitata al Poligono di Roma, quella di Matteo Bertaiola della sezione di Verona, che ha appena vinto nella specialità di pistola 10 metri uomini. Com'è andata? Molto bene, mi sono trovato molto bene anche rispetto a livello tecnico e mentale. Sia dall'inizio della gara, da come ho preso la pistola, ho capito che sarebbe stata una bella gara. Proprio riuscivo a essere fermo con la mano, visualizzavo bene quello che dovevo fare, il colpo partiva perfetto sempre. Ho fatto pochi errori, e, tranne l'ultimo colpo di finale, che quello pensavo di aver perso, però dai, almeno quella. Questa è una bella soddisfazione, davvero, è stato veramente bello. È stata una finale difficile? Molto difficile, mi son trovato al primo posto varie volte, però è stata veramente dura dover recuperare quei 9.3 che facevo, visto che comunque anche gli altri avversari facevano dei bei colpi, quindi bisognava stare molto attenti a quello che si faceva e farlo bene. Questa è la prima gara, i campionati sono cominciati ufficialmente ieri. Tu dovrai ancora cimentarti nella pistola libera, che mi dicevi prima è una è la tua specialità favorita. È quella che mi piace di più, quella in cui mi riesce meglio. Sempre stato così e speriamo che anche domani sia così. Non si sa, se oggi è andata bene l'aria compressa, magari domani succede un casino in libera, non si sa. Vuoi ringraziare qualcuno? Sì, volevo intanto ringraziare la sezione di Verona, perché mi sono stati molto vicini anche durante le gare. E sono sempre state delle ottime persone che mi hanno aiutato nel momento del bisogno. E ringrazio anche la mia famiglia, che è importante. Senza di loro non sarei qui adesso. E la medaglia a chi la dedichiamo? La medaglia la dedico al mio allenatore questa volta. Agli allenatori della nazionale soprattutto, ma anche al mio allenatore di Verona, che è riuscito a portarmi fino a questo livello.